iniziare la giostra del gol. Programma ideato e condotto da Livio. In cabina di regia Francisco. Se ami lo sport che vede la palla rotolare su un prato verde, sei pregato di attendere. Se ami lo sport che vede la palla rotolare su un prato verde, sei pregato di attendere. Se ami lo sport che vede la palla rotolare su un prato verde, sei pregato. Se ami lo sport che vede la palla rotolare su un prato verde, sei nel posto giusto. Salta sulla giostra del gol. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump, 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 jump. La più calorosa buonasera a tutti voi radioascoltatori e a tutte voi radioascoltatrici. Questa è la giostra del gol che torna all'orario consueto dopo l'eccezione della settimana scorsa. Siamo anche qualche minuto in ritardo, ci scuserete per questo. Succede anche nelle migliori trasmissioni, quindi anche da noi. La giostra gira ancora una volta per voi con una puntata piena di argomenti, piena di calcio naturalmente perché di questo parliamo e piena anche di ospiti e opinionisti. Come sapete, nella seconda parte ci sarà l'angolo dedicato al talk show. Ma innanzitutto il saluto va al nostro direttore che mi fa da regista come sempre. Oggi ha anche l'onere di informarci sulla partita in corso che è il big match Inter-Napoli. Ciao Francesco. Buonasera, buonasera Livio, sono qui con te. Ne approfitto, visto che ci siamo, per risultare il big match tra Inter e Napoli. Siamo sull'1-1. Voglio ricordare chi ha segnato per il Napoli e per l'Inter. Ricordo che al 17° minuto il Napoli si porta in vantaggio con assist di Lorenzo Insigne e il gol di Zielinski. Dopodiché c'è stata un'azione di VAR non VAR, Paolo Valeri decide di vedere il VAR e c'è il rigore con ammonizione a Koulibaly, rigore trasformato da Çalhanoğlu. Precisissimo, hai dato anche tante informazioni utili per i tanti ascoltatori che fanno il fantacalcio, dando appunto indicazioni su ammonizioni, assist eccetera, quindi davvero davvero bravo Francesco e grazie per questo servizio. Grazie a te. Allora, Livio, io prima di iniziare saluto intanto chi è già in chat, quindi saluto Cinzia, sempre puntualissima a seguirci, saluto la Sassa, saluto la mia mamma, saluto poi un amico tenerissimo che mi segue da quel di Rovigo, si chiama Filippo e la settimana prossima andrà allo stadio col papà, quindi gli auguriamo una piacevolissima esperienza allo stadio, un caloroso saluto tutto per te Filippo e salutiamo anche la sua mamma Sara. Prima di addentrarci negli argomenti squisitamente calcistici, come sapete vi do un po' di appuntamenti perché appunto la giostra non gira soltanto in diretta qui su Radio Harmony e come sapete su Radio Regione Campania. Il direttore di Radio Harmony ve l'ho già presentato, lo conoscete a memoria, il nostro regista, il grande Francesco, quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni, mentre salutiamo Edoardo Castaldo, il direttore di Radio Regione Campania, che è stato anche ospite qua in trasmissione qualche settimana fa, quindi in diretta su queste due radio. Ma poi, per chi non riuscisse a seguirci in diretta, c'è anche l'opzione differita. E allora andiamo in ordine cronologico: www.indiliferadio.webly.com alle ore 21,
e la radio ovviamente Indie Life Radio, e qui salutiamo il direttore Cesare Intravaia. Sempre alle 21 la differita su Radio Selfie, e qui www.radioselfie.it, e qui salutiamo il direttore Salvatore Ricci, e proseguiamo alle 21.30 con la differita su Radio 40 Web, www.radio40web.com, e qui il direttore Alessio Graziani è stato nostro ospite qualche settimana fa e lo salutiamo calorosamente. Poi proseguiamo con alle ore 22 Radio Studio Play, e qui www.radiostudioplay.altervista.org, salutiamo il direttore Colino Sospiro. Concludiamo sempre alle 22, sempre di oggi, ricordo tutte le differite vanno in onda oggi, www.radionostopbm.com, la radio si chiama Radio Nonstop BM, e qui salutiamo il direttore Domenico Daniele. Anche qua l'orario è quello di Radio Studio Play, quindi alle ore 22 la differita. Bene, queste erano le informazioni tecniche che vi dovevo prima di iniziare ad addentrarci nella puntata. Doveroso ricordare quello che è accaduto in settimana, purtroppo l'amara partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Ne avevamo parlato in sede di talk show la settimana scorsa, e più di uno di noi aveva espresso le proprie perplessità nel prevedere una goleata dell'Italia a Belfast in Irlanda del Nord in trasferta. In effetti goleada non è stata, anzi non è proprio stata vittoria, e l'Italia è arrivata seconda e sarà costretta al pericoloso playoff di marzo. Incrociamo le dita, Mancini è fiducioso. Certo che tutti speravamo di andare ai mondiali direttamente e senza questo playoff doppio, che prevede una prima sfida in casa contro le squadre di seconda fascia e poi la finalissima contro probabilmente una squadra di prima fascia, insomma una squadra che ha superato il primo turno, ma comunque il turno nel quale è stata inserita anche l'Italia. Saranno, come vedete, gruppetti da 4 con semifinali e finale, e appunto sarà importante anche vedere chi giocherà in casa la finale, e questo verrà sorteggiato. Quindi attenzione, pericolo per l'Italia, però fiducia, perché ripeto, la prima partita è contro una squadra di seconda fascia, quindi una squadra media. Certo, voi direte, beh, anche l'Irlanda del Nord non era probabilmente di prima fascia. Avete ragione, però la giocheremo in casa, il fattore campo potrebbe darci una mano. E poi, non per peccare di ottimismo, ma a marzo la forma degli azzurri potrebbe essere molto molto diversa rispetto a quella di oggi, e quindi diciamo io sono abbastanza fiducioso. Certo che il pericolo c'è, anche perché c'è lo spauracchio Portogallo, che non sarebbe sicuramente un avversario comodo in finale, diciamo, perché ripeto, come prima partita sarà in casa contro una squadra di medio bassa, cioè di medio rango, quindi di seconda fascia. Va bene, questo perché non si poteva tacere su quello che è stato l'argomento della settimana, inutile, ne hanno parlato tutti, e la giostra non poteva certamente sottrarsi, visto che la settimana scorsa abbiamo affrontato l'argomento approfonditamente. Adesso però è tempo di campionato, riprende il campionato con la 13ª giornata di campionato, di Serie A appunto, giornata che si è aperta ieri alle ore 15 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, con un Atalanta-Spezia che ha rispettato il pronostico. La banda di Gasperini era superiore tecnicamente e tatticamente rispetto allo Spezia, e ha vinto. Fra l'altro, curioso l'incrocio fra Gasperini e Thiago Motta. Gasperini ha allenato Thiago Motta a Genoa più di 10 anni fa, e quindi in pratica è stata un po' la partita del maestro contro l'allievo, quegli incroci, come dire, un po' sempre emozionanti, che danno sempre qualcosa in più, qualche riflessione, qualche emozione in più rispetto a quello che è il freddo tabellino di una partita, e quindi ci sembrava bello anche segnalarvelo. Ripeto, l'Atalanta ha fatto il suo dovere, anche se quest'anno in casa non era andata sempre benissimo. Ieri però è andata invece particolarmente bene, perché ha vinto 5-2 con, nonostante fosse andata in svantaggio, un gol di le distanze, ma la partita comunque è stata ovviamente vinta dai nerazzurri, che così si preparano bene per l'impegno di Coppa in settimana, che li vede di fronte allo Young Boys, agli svizzeri dello Young Boys, partita molto molto delicata, di cui parleremo
comunque poi nella seconda parte della trasmissione con i nostri ospiti. Quindi bene l'Atalanta, male lo Spezia, ma insomma lo Spezia che perde a Bergamo credo che ci possa stare, niente drammi credo in casa ligure da questo punto di vista. E poi c'era uno dei big match della giornata, diciamo che erano tre, e uno era questo, a Roma, Lazio-Juventus, anche qua qualcosa di più di una semplice partita, perché come sapete l'allenatore della Lazio, Sarri, si è seduto sulla panchina bianconera 2 anni fa, ha vinto lo scudetto, è stato poco apprezzato, forse un po' bistrattato, alla fine ha dimostrato che non era così scontato, tanto che l'anno dopo Pirlo non ce l'ha fatta. E allora quindi c'erano anche questi motivi un po' extra terreno verde, se vogliamo così, a tenere banco in questo incrocio, e l'incrocio è stato vinto dalla Juventus con una prestazione convincente come poche altre volte quest'anno, forse una delle migliori partite della squadra bianconera, che ha concesso poco o nulla ai laziali e ha creato diverse occasioni da gol. L'ha decisa due rigori, è vero, ma comunque il risultato è stato legittimato da tutta un'altra serie di occasioni da gol che comunque ha dimostrato che la Juve ha meritato questo successo in casa della Lazio. Si rilancia la Juve in classifica, anche se ovviamente parlare di scudetto pare assolutamente fuori luogo, poi daremo un'occhiata comunque alla classifica anche delle zone alte. E in serata invece la squadra che comandava la classifica fino a questa giornata, e che al momento non comanda più perché ci ha detto Francesco che il Napoli sta pareggiando contro l'Inter e quindi è in questo momento solitario in testa alla graduatoria, ripeto, l'altra squadra in vetta. Scusa Livio, ci dobbiamo contraddire tutte e due, perché al 44esimo su assist di Çalhanoğlu è gol di Perisic, l'Inter si porta in passaggio in vantaggio, scusami, per 2-1. Quindi in questo momento la sconfitta del Milan sarebbe indolore, perché il Milan rimarrebbe agganciato alla vetta con il... No, attenzione, vi ho detto, ho fatto un piccolo errore, vi chiedo innanzitutto scusa. Il Napoli con questa sconfitta in questo momento ovviamente mantiene comunque un punto di vantaggio, un punto di mezzo sul Milan, scusate, quindi il Milan con la sconfitta di ieri, adesso comunque poi la classifica la guardiamo un attimo, non volevo anticiparvela per non svelarvi nulla, ecco, volevo tenere un minimo di suspense, comunque la vediamo fra poco. Ripeto, il Milan ieri sera è scivolato in quel di Firenze, una sconfitta strana, figlia di episodi, perché comunque sia un 4-3 per la Fiorentina, dove si sono viste delle reti sicuramente belle, come l'ultima di Valdi Vlahovic e soprattutto la seconda di Saponara, però certo il primo gol della Fiorentina è una papera colossale di Tatarusano. Poi il Milan ci ha creduto, Ibra comunque sia sembra aver fermato il tempo, ha segnato una doppietta ieri sera, ma non è bastato, perché la Fiorentina ha fatto sua la partita e ricordiamo un pochettino le reti: Duncan, Saponar, come vi ho detto, poi Vlahovic che sul 3-0 ha dribblato Tatarusano e ha depositato la palla in rete, poi Ibrahimovic per due volte a portare la partita sul 3-2 e poi Vlahovic su quello che pensavo che poteva essere il gol finale, invece poi dopo il 4-2 di Vlahovic c'è stato l'autorete di Benuti, ma era troppo tardi per il Milan per raddrizzare un match che ormai era perso. Buona la reazione dei rossoneri, ma resta il risultato negativo. Scusami certo, Livio, Napoli... ti interrompo un attimo per dirti che siamo all'intervallo, chiudiamo il primo tempo tra Inter Napoli con 2-1. Ecco, quindi diciamo che se la partita del Napoli finisse così, diciamo questa è una sconfitta tra virgolette indolore per il Milan, che comunque non perde particolare terreno rispetto ai partenopei se davvero il Napoli dovesse perdere questa partita con l'Inter, ma è ancora presto, c'è ancora tutto un tempo da giocare. E veniamo alle partite di oggi. Il lunch match prevedeva un Sassuolo-Cagliari con il Cagliari alla disperata ricerca di punti, perché era fanalino di coda e ha pareggiato comunque in trasferta al Mapei Stadium, comunque un punto prezioso. I marcatori sono stati Scamacca
per il Sassuolo, poi il pareggio di Keita Balde